poco discosto dalla riva sinistra del Po, ai piedi delle colline del Monferrato, il comune di Trino è una piccola perla del comprensorio vercellese. Trino è una città anomala rispetto a tutto il resto del Piemonte. Spesso i piemontesi vengono definiti bugianeng, quelli che non si muovono. Noi invece qui siamo un paese molto dinamico. Siamo, come ho detto, alle porte del Monferrato e siamo il punto di incontro tra il riso e il vino del Monferrato. Adagiato tra le meravigliose terre del riso, questo vasto territorio ospita un patrimonio ambientale unico, il Parco Naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza. Si tratta di un raro esempio di bosco planiziale, unico residuo della grande foresta che occupava un tempo l'intera superficie della pianura padana. Questo scrigno di ricchezze botaniche rappresenta in quel di Trino un esempio vivente di tradizione secolare. La Partecipanza è una proprietà collettiva che a tutt'oggi conta 830 soci che hanno il diritto, avuto nel 1275 da un marchese del Monferrato, Guglielmo il Grande, di venire a farsi la legna in questo bosco. E ancora oggi gli eredi di quelle famiglie usufruiscono ancora di questo diritto. L'antica foresta, da sempre fonte di sostentamento e ricchezza, viene suddivisa in 21 zone chiamate prese e il loro sfruttamento avviene rigorosamente secondo sorteggio. Un sistema equo, in grado di garantire a tutte le famiglie aventi diritto di anno in anno lo sfruttamento di diverse porzioni di territorio, più o meno ricche. È la sorte che decide dove uno deve andare a tagliare la legna. Questo territorio è rimasto praticamente come nel 1275. Attorno l'hanno bonificato, hanno fatto le risaie. Qui è rimasta com'era. L'oculata gestione del patrimonio boschivo consente di tagliare gli alberi solamente in alcune prese, mentre altre vengono lasciate ad alto fusto e semplicemente diradate. La tradizione ci consegna così un parco che negli anni è stato posto sotto tutela. Dal 1991 il Bosco della Partecipanza è il cuore dell'omonimo parco regionale, esito di interesse comunitario inserito nella rete Natura 2000 ed è compreso all'interno del Parco del Po. Qui scienza e tradizione hanno trovato la possibilità di integrarsi. Natura e storia sono diventate le caratteristiche peculiari del Bosco delle Sorti della Partecipanza, unico ed attivo patrimonio di comunità esistente in Piemonte. Un territorio da esplorare a ritmo lento, a piedi, in bici o a cavallo. Perché è un'oasi questa qui. Quando si entra qui si trova un silenzio che oggi difficilmente si trova con la vita che abbiamo, il sistema di vita che abbiamo. Quindi è un bosco che vive proprio la parte, diciamo, ambientale, ecco. Dirigiamo ora i nostri passi verso il centro abitato e le sue molte bellezze. Forte della sua posizione, ad un'ora di macchina da Milano, da Torino e da Genova, Trino è da sempre un'importante crocevia di commerci in un territorio bonificato dai monaci della vicina Abbazia di Lucedio. Dato storico che ha concorso allo sviluppo di una località fiorente, patria delle arti e strategico centro militare. Questa fu la sede da cui partirono gran parte dei crociati della terza e della quarta crociata. In particolare è l'unica cittadina nel nord Italia di cui si rimembrano i nomi di tantissimi crociati che parteciparono alla terza crociata insieme al marchese di Monferrato, Corrado di Monferrato, che è stato uno dei grandi eroi delle crociate. Successivamente ancora, nel 1305, vi si tenne proprio qui in questo palazzo, dietro di noi, che si chiama Palazzo Paleologo, dal nome dei sovrani dell'impero bizantino che vennero qui col loro figlio cadetto, si tenne il primo parlamento dell'Italia continentale. Dobbiamo immaginare una fastosa corte riunita in queste ampie sale, con genti
provenienti da ogni angolo del Mediterraneo. Tale lustro concorse ad arricchire la città di monumenti ed opere d'arte, dalla bella chiesa di Santa Caterina e San Domenico alla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, che ospita una ricca e ben conservata quadreria. Nonostante le depredazioni che si verificarono all'interno delle guerre del Seicento, Trino conserva ancora tantissimi quadri e opere d'arte importanti. Proprio all'interno della parrocchia abbiamo un orso alla caccia qui sulla sinistra, che è un quadro di enorme importanza, un Tabacchetti, un Boniforte Oldone, una bellissima pala, un trittico del Giovenone, il più grande operatore culturale e artistico del Cinquecento piemontese. Quindi abbiamo una ricchezza di quadri, di testimonianze artistiche e religiose veramente molto, molto importante e profonda. Opere d'arte che riflettono la secolare spiritualità di queste genti, la cui devozione semplice è rivolta a tre figure particolari. All'interno di queste chiese si conservano anche le spoglie di tre santi trinesi: il Beato Glerio, che era l'abate Lucedio, che è proprio conservato qui in parrocchia, la Beata Maddalena, fonte dei mille miracoli, che è conservata presso la Chiesa dei Domenicani, e la Beata Arcangela presso la Chiesa di San Lorenzo. Una caratteristica anche di Trino è di avere tante confraternite. Queste confraternite hanno la caratteristica di tenere in vita le chiese che sono sul tessuto cittadino. Abbiamo più di 20 chiese all'interno di una cittadina di 7.200 abitanti. Tra le molte confraternite trinesi, l'Arciconfraternita dell'Orazione e Morte è tra le più attive e ci accoglie presso l'omonima chiesa. Trino è una città che sta guardando il futuro, ma che ha delle grossissime radici storiche. L'Arciconfraternita dell'Orazione Morte in passato si occupava di assistere i malati, di creare una dote per le ragazze che non potevano sposarsi e tutta una serie di opere legate all'assistenza dei malati. Oggi siamo nella chiesa di Ogni Santi, la sede dell'Orazione Morte, che dal 1500 custodisce un tesoro bellissimo per Trino. Un plesso sacro che vanta alcune pregevoli note artistiche distribuite all'interno dell'ornata struttura barocca. Uno dei maggiori pregi della chiesa è la pala d'altare, dell'altare principale della chiesa, che è forse il pezzo più, o diciamo il quadro più prezioso dell'Arciconfraternita. È una pala d'altare di Federico Barocci, datata 1607. Altro quadro di grande pregio è quello che c'è nella cappella di San Camillo dell'Ellis, no? Ed è un quadro di Francesco Antonio Maierle, una pala d'altare di Francesco Antonio Maierle, datata 1745. Attraverso l'attività delle confraternite, Trino rinsalda e conserva un cospicuo patrimonio materiale ed immateriale, fatto di arte, spiritualità, cultura e tradizione. È dal 1500 appunto che i trinesi si riconoscono in questa tradizione, in questa chiesa, nei suoi usi e nei suoi costumi. Se la vocazione religiosa attraversa i secoli, le memorie di Trino sono legate ai grandi avvenimenti della storia recente. Trino, come detto, ha una storia importante. I primi tipografi italiani erano trinesi. Abbiamo avuto la fortuna anche di avere un concittadino molto noto all'Italia, Cavour, nella tenuta di Leri, ha costruito le basi di quella che poi sarà l'Unità d'Italia. Nella seconda metà del 1800, questa cittadina tra le risaie divenne fulcro della geopolitica nazionale. Una storia gloriosa, oggetto della rievocazione che in primavera anima le vie della città. Nel 1859 scoppia la seconda guerra di indipendenza italiana, quella che porterà all'unificazione del paese. Ebbene, questa guerra di indipendenza scoppierà in modo abbastanza strano. Saranno gli austriaci a dichiarare guerra al Piemonte. Opportunamente sollecitate da Cavour, le forze austro-ungariche si insinuarono nella pianura vercellese e novarese e furono bloccate da una geniale manovra militare che sfruttò le caratteristiche del territorio.
le risaie furono allagate, impedendo agli austriaci di procedere sino a Torino, mentre i francesi, alleati dei Savoia, scendevano verso sud. Gli austriaci arrivano a Torino, conquistano la città, invadono le poste, mandano a Vienna un telegramma in cui dichiarano: abbiamo conquistato Torino. E gli austriaci a Vienna capiscono: abbiamo conquistato Torino. Per una O cambiò la prospettiva della guerra. Pensando di aver conquistato la capitale del Piemonte, dicono: la guerra è finita. Sulla base di questo incidente storico, Trino festeggia il grande inganno in cui caddero i nemici. Gli austriaci beffati, che celebrarono per giorni per le strade e nei salotti viennesi la presa di Trino. Da questa geniale manovra militare di Cavour ebbe origine la controffensiva che portò all'avvio dell'unificazione italiana. Oltre a questo appuntamento inserito nel più vasto percorso culturale denominato I Sentieri della Conoscenza, sono tanti gli eventi che durante l'anno animano il territorio grazie alla partecipazione attiva di tutta la cittadinanza. Da sempre, dallo scorso anno, riscontriamo una grandissima partecipazione da parte dei giovani ai nostri eventi. Trino è una città vitale, stiamo cercando di dare maggiore vitalità a questo territorio in generale, coinvolgendo non solamente il centro storico della città, ma anche i vari rioni e la nostra frazione che è Robella. La collaborazione con le associazioni del territorio ci permette realmente di realizzare qualsiasi tipo di evento, dall'evento storico come la rievocazione storica del 1859 fino a eventi di puro svago come la festa patronale. Stiamo cercando di trovare un denominatore comune tra gli eventi culturali e gli eventi di puro svago. Tutto questo è Trino, un luogo da scoprire.